Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e lascia un like. Il Bosco dei Lamenti, Wayland Wood, sembra essere intriso di una particolare atmosfera inquietante che lo avvolge. Questa foresta, situata nella contea di Norfolk, in Inghilterra, è nota per la presenza di strani fenomeni che hanno fatto guadagnare al luogo il nome di Wailing Wood, ossia il Bosco dei Lamenti. Si narra che scompaiano le persone e che streghe popolino l'area. Si racconta che un episodio di sparizione avvenuto addirittura nel XVI secolo abbia dato inizio alla leggenda che circonda Wayland Wood. Il protagonista di tale evento fu un uomo di nome Robert de Grey, che abitava una sontuosa dimora ai margini del bosco, ora conosciuta come Griston Hall. La casa si trova oggi a quasi un chilometro di distanza dalla foresta, ma un tempo le sue estese macchie verdi si fondevano con gli alberi del bosco. Robert de Grey era un uomo avido di denaro, nonostante fosse un rampollo di una ben nota famiglia aristocratica. Sprezzante dei suoi possedimenti, dissipava il suo patrimonio in donne e gioco. Al contrario, il fratello maggiore era un uomo molto più saggio e prudente, diventato un ricco proprietario terriero nella contea di Norfolk. Aveva fondato una famiglia con una splendida moglie e due bambine di rara bellezza. Tuttavia, la sfortuna colpì l'uomo, che perse la moglie a causa di una polmonite. In seguito, egli subì un grave infortunio, cadendo da cavallo e rimanendo confinato a letto fino alla sua morte, causata da una lenta emorragia. Consapevole che i suoi giorni stavano per finire e senza sapere a chi affidarsi per le sue figlie di 8 e 12 anni, chiamò suo fratello Robert al suo letto di morte e gli chiese di prendersi cura delle sue figlie fino a quando avrebbero raggiunto la maggiore età, 21 anni. Robert de Grey era un uomo senza scrupoli, ma vedeva in quella richiesta un modo per guadagnare un po' di soldi e giurò davanti a Dio di prendersi cura delle due nipoti. Secondo le volontà del fratello, la figlia maggiore avrebbe ereditato 300 corone al suo 21esimo compleanno e la minore 500 corone nel giorno del suo matrimonio. Anche se potrebbe sembrare poco a noi, all'epoca era considerata una fortuna. Robert avrebbe ottenuto solo il resto delle proprietà, il che sicuramente non lo avrebbe spinto a comportarsi come un amorevole zio. Robert de Grey sapeva che se le figlie fossero morte prima delle scadenze indicate nel testamento, i soldi sarebbero andati a lui. Così, quando la nipote maggiore compì solo 12 anni, decise di liberarsi delle povere bambine. Assunse due bravi che avrebbero dovuto simulare un rapimento e portarle nel bosco per ucciderle. Tuttavia, alla vista delle due bambine innocenti, i due uomini si impietosirono e, una volta condotte nella foresta, le portarono in un rifugio per cacciatori dicendo loro di rimanere lì finché non trovassero un modo per affidarle a una famiglia. Tuttavia, invece di pagarli, Robert de Grey fece uccidere i due bravi dalle sue guardie, poiché non voleva pagare e non lasciare testimoni. Le bambine, smarrite nella foresta, morirono di fame e freddo pochi giorni dopo. Certamente, questa storia non finisce come una favola, ma nemmeno per lo zio si concluse bene. Sembrò che l'ira di Dio colpisse Robert de Grey e la sua famiglia. Nonostante sia riuscito a impossessarsi dei soldi delle nipoti, fu colpito da numerose disgrazie. I raccolti furono distrutti più volte da tempeste, i magazzini andarono a fuoco e gran parte del bestiame si ammalò e morì. La sua stessa tenuta subì gravissimi danni a causa di un crollo delle fondamenta. Dopo soli pochi mesi dalla morte delle nipoti, i suoi debiti erano talmente elevati che l'uomo fu processato e imprigionato. Morì in prigione, senza soldi e si disse che fosse stato trattato come un cane. Oggi, Griston Hall è una fattoria. Ma nonostante siano passati più di tre secoli, la gente della zona non ha dimenticato la storia delle due bambine abbandonate nel bosco. Si dice che a volte si possa vedere una figura maschile eterea affacciarsi dalle finestre della casa, ma i fenomeni più strani avvengono nel Wayland Wood. La leggenda vuole che sia stato proprio Robert de Grey a scatenare la maledizione che affligge il Bosco dei Lamenti. Si dice che, intraprendendo un percorso sconosciuto all'interno del bosco mentre cercava funghi, l'uomo si smarrì e trascorse più di due ore nel tentativo di ritrovare la giusta direzione. Da quel momento, tutte le persone che si allontanavano dai sentieri battuti del bosco rischiavano di scomparire nel nulla. Un'altra variante leggenda narra che, nonostante il rifugio costruito precedentemente sia stato abbattuto dalle intemperie e dal trascorrere del tempo, nel luogo in cui i bambini vennero trovati sia cresciuta un'enorme quercia.
Si crede che coloro che si siedono sotto di essa siano destinati a incontrare disgrazie e tragedie. Questa storia e la presunta scomparsa di Robert De Grey hanno alimentato le leggende e le superstizioni che si tramandano ancora oggi tra gli abitanti del luogo. Il bosco di Wayland Wood è considerato infestato e molti preferiscono non avventurarsi al di là dei percorsi segnalati, per timore di subire una sorte alquanto misteriosa. Wayland Wood è diventato, con il passare dei secoli, un luogo di interesse per gli appassionati di paranormalità e per coloro che amano le storie di fantasmi e di mistero. La sua atmosfera inquietante e la sua fama di bosco maledetto attirano numerosi visitatori, pronti a sperimentare la loro dose di brividi. Il bosco è stato denominato Wailing Wood a causa dei suoni inquietanti che possono essere uditi se ci si ferma in silenzio per qualche minuto tra la fitta vegetazione e si ascolta attentamente. Si dice che in lontananza si possano percepire grida e pianti di bambini. Inoltre, sono state riportate la presenza di ombre e figure evanescenti tra gli alberi, anche durante il giorno, e un gran numero di sfere luminose lungo i sentieri durante la notte. Oggi, Wailing Wood è un luogo spettrale e poco curato. Unendoci alle molte storie riportate dai curiosi nel corso del tempo, sembra proprio che sia diventato uno dei luoghi più infestati dell'Inghilterra. Quindi, se cercate un luogo dove poter vivere un'avventura ricca di enigmi e di atmosfere cupe, il Bosco dei Lamenti potrebbe essere la scelta giusta per voi. Ma ricordate, una volta varcato il confine dei sentieri battuti, potreste perdervi in un mondo oscuro e scomparire senza lasciare traccia.